richiesta quindi avanzata di deliberare la seduta continuata nei termini indicati ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, ove ne sia fatta richiesta, darò la parola a un deputato contro e ad un deputato a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Allora, chi chiede di parlare contro? Di Maio. Presidente Di Maio, prego. Presidente, io dirò poche parole su questa cosa, semplicemente per spiegare come siamo arrivati fin qui. Il nostro obiettivo, e lo porteremo avanti fino alla fine, è quello di far riflettere su quello che si sta facendo col disegno di legge costituzionale. Semplicemente far riflettere. Semplicemente far riflettere sul fatto che non era il caso che questo disegno di legge costituzionale venisse trattato con tale superficialità, in piena estate e con poche ore di discussione nella commissione competente. Questo è quello che volevamo. Questo è quello che volevamo semplicemente comunicare, lo comunicheremo stando qui tutta la notte e portando avanti una riflessione che spero coinvolga l'opinione pubblica e tutti i costituzionalisti che non la pensano come i famosi saggi. Grazie. Colleghi, per favore, continuiamo. La parola al deputato Rosati, che parlerà a favore. Pardon, Rosato, per la dichiarazione a favore, prego. Grazie Presidente, anch'io credo di dover usare poche e sobrie parole per dire che noi invece siamo qui e la richiesta fatta dal collega Baldelli serve per ribadire che questi provvedimenti, questo che stiamo facendo e successivi che la maggioranza ritiene di portare all'approvazione, non servono alla maggioranza o al governo, ma servono per il Paese. Le cose che sono contenute nei decreti, quello di cui stiamo discutendo e atteso da milioni di italiani, sono piccole e grandi cose. Sono piccole e grandi cose che vanno dalle liberalizzazioni del wifi alle opere pubbliche che finalmente sblocchiamo, sono dai contributi di